Buongiorno belli, buongiorno, benvenuti al Lido di Camaiore. Sono al bagno Sodini, dove noi veniamo ormai da diversi anni, e sono in questo posto di mare perché vi voglio parlare di un libro che ha il suo inizio in un luogo di mare, in un luogo di mare della Catalogna, nei pressi di Barcellona, e è il racconto di Laura Freixas, si intitola Gli altri sono più felici. È il racconto di una ragazza aurea, una ragazzina, della sua famiglia e di una famiglia dei loro cugini catalani. Aurea abita a Madrid nonostante i suoi genitori siano originari della zona della Mancia. Sua madre è originaria della zona della Mancia. Vive a Madrid e ci vive con un'ansia perpetua di dover dimostrare, di dover essere meglio, di dover fare di più, e manda la figlia l'estate in vacanza da questi, tra virgolette, cugini, i Solei, perché pensa che andando lì la figlia almeno si possa elevare. C'è una dicotomia tra Madrid e Barcellona, tra il loro stato di piccoli e gli altri che sembrano ricchissimi, sembra che si divertano, sembra che vivano bene, e questa figlia, questa Aurea, è proprio invitata dalla madre a vivere come loro, andare da loro affinché possa imparare la bella vita e magari, perché no, anche imparentarsi. In realtà quello che Aurea vive e mostra e dimostra è proprio il fatto che sembra che gli altri siano più felici, ma non è così. A livello geografico c'è la Spagna, tra l'altro c'è la Spagna del periodo franchista, quindi anche un periodo interessante da leggere. Ci sono Madrid e Barcellona raccontate di passaggio, mostrate, che sono da sfondo. C'è questa spiaggia, questo mare nei pressi della Villa dei Solei, dove loro sembra che escono di casa, scendono le scalette e si vanno a tuffare. Fanno in effetti una bella vita, sembra una vita molto bella agli occhi della mamma di Aurea. Però poi ci sono le radici sono nella regione della Mancia, ed è lì che Aurea, dopo un passaggio anche da Londra, torna. È lì che lei vuole andare a vedere, a vivere, a sondare, a sentire la gente, a rendersi conto che alla fine gli altri sono più felici. Forse era un'idea della sua mamma che gli altri fossero più felici, però alla fine tutti carino, perché tutti si sistemano, tutti vivono felici e contenti, tutto sommato si accomodano tutti, e non è che ci sia una felicità da parte di alcuni e una meno felicità da parte di altri. Tutti si sistemano, ognuno fa la propria vita, e a me è piaciuto molto. È un libro piuttosto semplice, che si legge velocemente, la scrittura, la traduzione in realtà è edito da Arcadia nella collana Haimaka Harama, e la traduzione è perfetta, e come sempre per Arcadia non si trova un refuso a piangere. Questo è meraviglioso, a mio parere. È un libro che si legge bene e che porta a fare delle considerazioni e a essere, almeno per quanto mi riguarda, perfettamente allineata con la protagonista, che è colei che racconta, perché di fatto non c'è una maggiore felicità da parte di alcuni piuttosto che di altri. Ognuno è felice a modo suo, gli altri sono più felici. È carino il titolo, è divertente. Secondo me gli altri non sono più felici, è solo una questione di idee, è solo una questione di saper vivere bene con noi stessi o con gli altri. Comunque,
Io sono di quelli che cerca di star meglio possibile. Se avete voglia di farvi un giretto tra Barcellona, Madrid, La Mancia, venite con me, leggete anche voi. Gli altri sono più felici di Laura Freixas, Arcade Edizioni, Collana, Saimaka, Carama, Euro 16. Una buona lettura da fare in spiaggia o da fare dove vi trovate, magari per un viaggio in Spagna, quando si potrà andare, quando vorrete andare. Io dal Lido di Camaiore vi saluto, vi mando un abbraccio, alla prossima, però vi invito a seguire il canale, vi invito a seguirmi anche sul blog, alla prossima!